Meno male che era la chitarra piccola questa. La chitarra piccola, però è quella che poi si, come dire, si può inalberare questa chitarra, questo chitarrino che abbiamo detto è un po' più passo corto, sì, come si dice, passo corto perché è anche più trasportabile, diciamo. Sì, 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 perché questa è una chitarra ideale, diciamo, per andarsene in giro e portarsela presso. Sì, immagino, sì, no? Sì, sì, sì. Tu, soprattutto per uno che ne usa moltissimo la bicicletta come me. Bene, bene. Tantissimo, proprio. Tantissimo la B. Quindi diciamo sempre in macchina. Un olandese qui a Torino. Ah, esatto. Ma le fa proprio le traveling, quelle proprio piccoline, quelle, le chitarre, quelle. No, ma quelle poi diventa un casino. Vorrei ringraziare Rigotto, anche se non ho iniziato alle 8. Però è vero, però era salotto. La liaison, la connessione, l'inceneritore del Gerbido, perché non è di Beinasco, attenzione. Volevo solo precisare. Ecco, no, allora non è quello dove vive Tiberio, non è quello lì, è un allora, altro. Allora ci ha illuso tutti comunque. Però ma Rigotto, però sai, è veramente giustamente essendo la ciambella lì che galleggia, l'inculata è proprio quella, che in realtà se lo respira Beinasco, quindi se lo respira Beinasco, poi grande Rigotto. Ti è piaciuta questa cosa qui? Mi è piaciuta molto. Perché diciamo mi tu ricordava della... anche un po' il figlio di Angela che mentre lo spiegava. Ma tu sei un po' della zona, diciamo, per quello sei della zona, diciamo. Ma moltissimo, proprio legato da radici perenni. Perenni. Non so se anche di incarnazioni precedenti, però di sicuro di questa. Sì. Sì, la senti proprio una zona. No, provengo da lì, l'ho visto proprio venire su. Ah, l'hai visto costruire. L'ho visto il pisellone blu. Cioè, siete del Gerbido da generazione. Cioè, siamo noi. Quella roba lì è stata un nome. Sette generazioni dei romani. Cioè, quasi te ne sei andato per quel motivo. Mi manca l'esperienza dell'ascensore che porta su a fare l'aerosol. Ah, puoi farti anche un aerosol. L'ascensore. La mole. Ma tu che sei sempre in giro, come fai? Vero, Paolo? Confermi. Cioè, hai fatto il giro sull'ascensore, Paolo? Non l'hai fatto? Valla a fare, scusa. Ti manca, quello ti manca. Potresti fare un live da là sopra. No, 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 non alzare troppa polvere, che questi ti chiedono i diritti sulla... Forse non vorrei essere prolisso nel dilungarmi in coincidenze, però sono veramente felice di essere qui dopo la sua copertina che ho veramente apprezzato come geniale. Ti ha colpito, sì. Ti ha colpito. Chissà la tua qual è. Era come proprio sai? Sopra casa mia, non ci ho mai pensato, perché sono ancora lì che sto pensando a che copertina fare per il mio EP. E mettiti d'accordo. Ha svoltato con l'ingegnere Rigotto. È sempre scusa, neanche delizia. Fai la foto di Rigotto. Fai la foto della casa di Rigotto. Esatto. Fai la casa di Rigotto. Cioè, è una roulotte alla Pellerina, però tu fai questa foto. Ma se ci facciamo un Rigotto, se ci facciamo un Rigotto a casa Rigotto. No, lui è il mio vicino di casa. Non è vero, non è vero, dato a uno studio, ecco, esatto, ha uno studio molto, molto particolare. Va bene, senti, invece per rimanere sempre nell'ambito di invece quelle che sono le tue composizioni, di queste storie d'amore finite male. Queste storie d'amore amare, gira, diciamo, tutto su questo. Così, malinconica, la prima era una tempesta, sì, la prossima sì. Invece che questa, cos'è? La seconda è un déjà vu, un qualcosa déjà vu. Che hai già vissuto. In un'altra incarnazione. No, 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 di un'inculazione proprio in questa precisa, di un furto. Cioè, tutto parla nella di un stessa furto. Vita, cioè tutto concentrato. La storia d'amore parla di... Non, però ve la sto spoilerando. No, vai, dici almeno il titolo, bro. Déjà vu. Déjà vu, proprio così. Déjà vu. Come conosci di così? Vedi che sono un po' tuo. E gli anni. Grazie, procedo. Procedi perché sei anche in diretta streaming. Di certo dimenticare, dicevi scusa dove la stazione, eri incazzata in quella notte di ottobre, la città si svegliava e ancora a parlare, hai perso il treno che ti portava al mare, non dirmi dove, voglio indovinare, partiamo insieme, dico senza pensarci su, chi se ne frega se poi non so neanche il tuo nome. Non è un déjà vu, ho già vissuto questa situazione. Dai, salta su, c'è una sorpresa a quattro zampe che ti aspetta sul furgone. Perché proprio tu l'hai capito e letto dentro me. Ed i tuoi occhi hanno una luce che fa immaginare mille cose cambiando nel grigiore. Ooh.
sei rimessa sugli occhiali da sole. D'improvviso vuoi fermarti qui e mi racconti un tuo segreto di anni fa. Se mi han fermato a rubare sui Navigli a Natale, pago i camogli ma è la birra che parla. Sapessi quanti furti all'autogrill mi han già fregato col mattone a Bologna Est. Si spegne il sogno d'amore mentre accendi il motore. No, è un déjà vu, ho già vissuto questa situazione. No, non ci sei più e sei scappato in autostrada con mio cane sul furgone. Perché proprio tu, tu hai capito, hai letto dentro me. Un raggio di sole. Esma, questo déjà vu era una storia d'amore, però questa, diciamo, l'hai vissuta in maniera un po' più leggera, l'ho in qualche vissuta, modo, no? Sì, sì, ridendoci sopra, grazie a questo raggio di sole, il furgone me lo sono dimenticato. Te lo sei dimenticato, poi c'era l'amico a quattro zampe, non sì, so se... Sì, anche quello si sono portati via. Anche quello. Sono tutte storie di vita. Qua la lacrima. C'è la un furgone e c'è anche in qualche modo la tua anima un po' gitana, se posso esprimermi. Sì, sicuramente. Così, quindi la tua voglia di viaggiare, no? Diciamo quello... Anche il fatto che il cognome Esma, quello che uso come cantante, è anche un nome femminile macedone. Ah, questo non lo Esmeralda. Sapevo. Quindi hai detto Esma. Una gran connessione vera, cioè c'è qualcosa di zingaro in me. C'è qualcosa di zingaro in te? A parte le calzette bucate, diciamo. No, quelle... Diciamo più che zingare, diciamo, sono questioni chiare. Chiaro. È quindi... trasversale quella roba lì. Cioè, la roba... Della calzetta bucata, sì, sì. Per poter mettere l'anellino al mignolo del piede, ovviamente, perché altrimenti beh, non sei babbuzzo. Non abbiamo, diciamo, questa bigiotteria. Ma noi macedoni ne sappiamo. Voi ne sapete, sì. Che è chiaro, anche una cosa che poi serve a fare ritmo quando suoni, perché vedi che lui quando suona la chitarra poi sì, anche ritmo. Sì, mi accompagno molto con i delay e i bottoni sulla cassa. Sì. Lei, bottone, cioè, suona il bottone tutto. Levare. Suona tutto lì, suona tutto. E allora abbiamo detto di questa tua anima gitana, che però è sempre in qualche modo accompagnata da Benasco e dall'inceneritore. Parte, diciamo, da Benasco e fugge da Benasco. Fugge da Benasco e poi torna, diciamo, perché che, diciamo, per tu cui... sei stato dall'altra parte del mondo per parecchio tempo. Sì. Noi pensavamo che tornando avessi cominciato a fare come tutti quelli che tornano, facciamo una canzone in inglese, facciamo... invece sì, no. Invece no. Anzi, ti ha fatto riscoprire sì. Le tue roots. Ma io non lo so, dove stavi? Che facevi? La prima volta che sono entrato in bagno a casa mia, nella mia completa meditazione in libertà, ho scritto Sei la tempesta. Sei la tempesta. Il primo brano, quello che sono quando all'inizio. Quando sei tornato? Cioè, appena rientrato dall'aereo. Sei tornato sì. dall'Australia? Dall'Australia, sì. In Australia. E quanto ci sei stato? 2 anni e 3 mesi. Ah, quindi pure parentesi. Non è mica una parentesi ma così. Ma cantavi lì, suonavi, cantavi? Praticamente tutti i giorni per lavoro, facevo okay. Basking, poi da lì ho iniziato in a suonare italiano. Con
concerti, feste private. No, no, inglese. Ah, ok, ok. Poi ogni tanto scappava qualche Battisti, qualche cosa, perché comunque c'era pieno di italiani, chiedevano, si interagivano, sì, sì, non solo gli australiani, tutti. Sì, sì. Sono molto sulla stessa onda positiva. Due anni rotti in Australia è difficile, uno di solito torna e ci piazza subito le canzoni in inglese. Invece no, sei un eroe. No. Comunque l'area di Benasco, guardate, avete buttato merda sull'inceneritore, ma ci invece, sono i lati positivi. Secondo me questi metalli pesanti danno un sacco di creatività. Chissà cosa bruciano lì dentro. Va bene, allora senti, siamo passati da una tempesta a un déjà vu, adesso dove ci porta questo tuo... A Torino Nord. Torino Nord, sì. Questo brano si chiama Torino Nord, quindi sì, le mie zone, diciamo, sì, le mie adesso, zone, quelle sono subito le mie adesso zone. Torino Nord, chissà di che storie, non facciamo anche qui anticipazioni, però entriamo direttamente in questa atmosfera Torino Nord, che quindi sarà un po' più nebbiosa. Vieni a vivere di noi. Fuori. Vieni a vivere di noi, in pratica. Signori e signori, qui Esma al salotto con questa Torino Nord che è proprio di fronte a te, cioè a fronte a Esma, a noi no. Del lunedì, tu che ti vesti di una coperta fatta di vecchi film, se mi sveglierò con il documentario sui Kennedy, tu che ti specchi in quella vecchia foto di Marilyn. Svestiti, prendimi come barbiturici nei tuoi sogni più lucidi. Lunedì, svestiti, baci come fulmini, negli occhi le vertigini. Stringimi forte, mordimi. Di una coppia
carta fatta di vecchi film. Svestiti, prendimi come barbiturici nei tuoi sogni più lucidi. Lunedì, svegliami, mi baci come fulmini negli occhi o le vertigini. Stringimi forte, mordimi. Grazie. Esma, questa era Torino Nord, Torino Nord, Nord Turin.